È mancato qualcosa oggi al Varese? No, direi abbiamo fatto la partita, abbiamo trovato davanti un avversario valido che ci ha fatto giocare peggio del previsto, questo può capitare, comunque abbiamo disputato una buona partita e per come si era messa abbiamo preso un ottimo punto. Ecco, il risultato positivo è aver riusciti a ottenere il pareggio, insomma, proprio nei secondi finali, insomma, vuol dire che fino alla fine ce l'avete messa tutta. Sì, sicuramente, poi se riguardiamo la partita, anche dopo il gol mancava un minuto o due alla fine, la squadra è sempre andata attacco perché vogliamo tutte le partite cercare di fare tre punti, quindi questo è un atteggiamento molto importante della squadra. Cosa manca secondo te al Varese da trasferta? Perché in casa il cammino è incredibile, in trasferta purtroppo soltanto due punti raccolti. Ma io direi niente, direi che bisogna continuare così. A Catania sicuramente il risultato è stato ingiusto, a Frosinone abbiamo fatto una gran partita, per cui i fatti parlano chiaro. Manca di aspettare una trasferta e di portare a casa i punti, quello sì, però sia in casa che fuori la mentalità è sempre la stessa, il gioco è sempre lo stesso e questo penso sia la cosa bella della squadra e l'importante. Grandi applausi per te anche oggi al momento dell'uscita dal campo. No, sicuramente fanno piacere, oggi penso di essere stato rispetto alle partite un po' più sottotono, ho accusato nel secondo tempo una caduta fisica, però è normale, ringrazio il pubblico sempre di essermi vicino.